Piccolo appunto prima dell'inizio della recensione. Questo video è stato girato il 24 marzo, circa alle 4 e mezza a 5 di pomeriggio. Beh, circa una mezz'ora dopo la fine della recensione, mi arrivò la notifica del video di Capcom in cui fu annunciata la data dell'aggiornamento. Perciò in questa recensione appunto non si parlerà delle novità e delle modifiche introdotte. Se volete dare un'occhiata alle modifiche di questi aggiornamenti, sul nostro canale abbiamo un gameplay in cui proviamo il nuovo personaggio e le sfide e guardiamo un po' il negozio. Vi lascio il link qui o anche in descrizione. Bentornati ragazzi sui due terzi. Oggi siamo in un video recensione Esatto. di un gioco molto bello che ha portato Albrens sul canale. Esatto, da buon fan dei picchiaduro non potevo farmi mancare il nuovo capitolo Street Fighter V. Qua abbiamo un bellissimo Ryu nella sua nuova grafica, nel suo nuovo stile. Che non si vede niente perché tu c'eri davanti in No, mi piedi. sono messo così. Ah, vabbè. Allora, di cosa possiamo parlare di questo nuovo gioco? Ah, iniziamo a dire che è uscito tipo il 15 febbraio, boh, comunque a Metà mezzi. febbraio. Sì. È uscito da un mese e mezzo più o meno. Ci sono ancora alcuni problemi che vedremo più avanti, però iniziamo con il parlare di alcune modalità che hanno aggiunto. Ad esempio, adesso c'è la modalità storia, che è una modalità che sostituisce l'arcade e ha fatto storcere un po' il naso perché le storie sono. Le Ah, le storie dei personaggi. storie dei personaggi sono corte, tipo 3 match, 4 al massimo per ogni personaggio, e raccontate con dei disegni molto abbozzati, molto. Non sono. Cioè, sembra non definito. Poco Sì, esatto. definito. L'ho messo lì solo per riempire un pochino, per dire ma sì, accontentiamoli. E questa qui è una cosa che ha fatto un po' storcere il naso. Abbiamo anche un'altra modalità che si avvicina all'arcade, ma non è arcade, che è una modalità di sopravvivenza Ottimo, dove Bossa. abbiamo la vita e sfidiamo tanti personaggi fin Continuano ad arrivare quando personaggi più lenti, cioè più più deboli di sempre noi. più no, sempre più forti. Sì, vabbè, ma all'inizio sono più deboli di noi. Beh, sì. E Come dobbiamo sempre. sfidarli finché non moriamo e facciamo punteggi. Poi c'è una modalità online. Facciamo un Sono dello elenco. stesso livello. Ci sono delle attese lunghe nelle Sì, partite che online. è una pecca. È una Poi lunga pecca. una Lunga lunga pecca. È pecca. una lunga pecca, sì. Però ti mette contro persone più o meno del tuo livello, sempre e Esatto. comunque. E quindi questa è una cosa apprezzabile. Sì, infatti in 4 tipo ti metteva, tu eri un 600, ti metteva con persone che avevano 2500 punti, che cioè, Non perché? era affatto una cosa giusta. Poi Esatto. ci sono due tipi diversi di partite, Sì. le classificate e le amichevoli o non classificate. Le non classificate c'è un tempo d'attesa molto più lungo Esatto, sono e non c'è un un filtro per trovare filtro. persone del tuo stesso paese. Cioè, va a caso In proprio. Street Fighter 4 c'era e qui non l'hanno messo. Qua l'hanno tolto, cioè anziché aggiungere tolgono. Esattamente. Poi, sempre parlando nell'online, c'è da dire che Sì. le stanze dell'online, Quando vai a creare le quando vai a stanze. creare le stanze, ci sono dei piccoli problemi. Può darsi che crashino. Esatto. Infatti E. all'inizio del gioco, all'inizio appena uscito, non potevi crearle perché crashavano Crashavano subito. subito. Esattamente. E infatti, proprio riguardo a questo, vogliamo aggiungere un piccolo pensiero. Le stanze crashavano sempre, hanno fatto un aggiornamento e hanno cercato di sistemare questa cosa. Probabilmente, un po' sono riusciti a sistemarla, non del tutto, ma comunque la maggior parte. Però, ultimamente stanno uscendo sempre più giochi che, anziché far uscire 2 settimane dopo senza bug o con meno bug, li fanno uscire 2 settimane prima e poi fanno gli aggiornamenti. Li Incompleti. fanno uscire incompleti. Questa è una cosa che dà fastidio, ma non succede solo con Street Fighter, è successo con tantissimi giochi. Anche solo per esempio Black Ops o quasi tutti Call of Duty ormai da 3 anni, la prima settimana sono praticamente ingiocabili per tutti i bug che hanno. E poi, circa una settimana dopo, c'è l'aggiornamento e si inizia a giocare un po' meglio. Ma è Esatto. una cosa che dà molto fastidio, secondo me. Perché poi non sono aggiornamenti di 10 mega, sono aggiornamenti di mezzo giga, 1 giga, che non solo ti fanno perdere tempo nello scaricare, ma ti fa anche pensare, a questo punto potevo aspettare. E questa qui dell'online non è l'unica cosa, diciamo,
incompleta di Street Fighter 5. Infatti ancora adesso abbiamo delle modalità che non si possono accedere, tipo lo store in cui si possono acquistare personaggi, vestiti o penso anche scenari, ma non ne sono sicuro. Però questo store non si può accedere perché non l'hanno ancora fatto e non ci sono ancora personaggi da poter comprare. E un'altra modalità è la modalità sfida, che è una modalità che c'era anche in Street Fighter 4 per allenarsi e provare le combo. Ti dicevano fai questa combo, tu la facevi e eri forte. Imparavi un po' a fare le combo e a concatenarle. Street Fighter 5 ti dà la possibilità di acquistare personaggi che... Ci ha detto. Sì, però devo dire un'altra cosa, devo aggiungere un'altra cosa. Questi personaggi si possono comprare o con un DLC, proprio pagando soldi profumati, così, sulla carta di credito, tank. Oppure nel gioco possono essere accumulati punti facendo le battaglie con i quali si possono comprare personaggi con i soldi virtuali che hai. E questa è una cosa molto apprezzabile. Sì. All'uscita c'erano tipo 16 personaggi però, che sono un po' pochini. Infatti nel 4 ne avevamo una 40. Ma comunque non è che se ne prende uno a giorni. No, esatto, costano anche un bel po'. E infatti per questo, mettendo un prezzo alto dei personaggi, possono ricavare di più sui soldi dei DLC. Che molti compreranno attraverso i DLC. Ora però, basta parlare dell'aspetto estremamente tecnico. Sì. Parliamo un po' dell'aspetto del comparto grafico. Allora, la grafica, come sempre, molto, come dire, giocosa. Sì, molto... Un po' tipo fumetto. Fumettosa, sì. Che sì, lo possiamo vedere. Esatto. Si vede proprio tutto fatto a computer. Bello. Abbiamo, vedete, le sopracciglia di Ryu, gli evidenti sopra la bandana. Sopra la bandana. Non si può dire niente, come sempre, sulla grafica. Perché solitamente passando da uno all'altro si migliora di parecchio, invece qua non è cambiato poi così tanto sulla grafica. L'hanno resa un po' più con delle ombre più fatte molto sì, meglio. Hanno sistemato le piccole cose, non sì. le grandi cose. No, diciamo che dal 4 al 5 un po' la differenza si vede. Però leggera. Leggera. Gli stili, diciamo, come i piedoni. Che hanno i piedi grossi più o meno così. No, beh, cioè, questo qua non lo possono togliere, è sempre stato così e deve restare così. Esatto. È un simbolo. Però è comunque molto piacevole da guardare. Poi, ecco, oltre a queste piccole cose, le ombre o i piccoli dettagli, è stata sistemata un'altra cosa. Una fisica che riguarda non solo i giocatori, ma anche, come possiamo dire, lo sfondo. Sì. Per esempio, se io faccio una mossa che fa cadere l'avversario e crea un grosso scossone, anche sullo sfondo vediamo le ripercussioni di questa scossa. Esattamente, ad esempio le pecore che cadono, oppure i bicchieri che cadono, anche quelli, personaggi che ballano perché stanno per cadere. In più, parlando sempre del combattimento, possiamo dire che è stato aggiunto un nuovo aspetto. Sì, possiamo dire un nuovo aspetto. Il V-System, che è composto dal V-Trigger, V-Reversal e la V-Skill. V-Skill. Ok. Partiamo dalla V-Skill, che è la più semplice. Prova a dire. V-System, composto da V-Skill, V-Trigger e V-Reversal. Che non lo so dire. Vabbè. Mamma mia! Okay, partiamo dalla V-Skill, che è la più semplice e non consuma barre. Però rientra nel V-System, appunto, che è una semplice mossa che ci può, ad esempio, far schivare colpi, o nel caso di Ryu ci fa star fermi per qualche frame e ci fa subire un attacco dell'avversario senza ricevere danno. E quindi poi possiamo bloccargli una combo e picchiarlo noi. Ah, beh. Giustamente. Eccolo. Continuiamo. Okay. Abbiamo poi il V-Trigger, che è una mossa che ci consuma tutta la barra, che però serve per una cosa molto buona. Ad esempio, spesso è un potenziamento a tempo in cui la nostra velocità aumenta e aumentano anche i nostri colpi. Ad esempio,
se noi con Kenny facciamo un Cannon Spike, che di solito è composto da un colpo in alto, con il V-Trigger faremo incassare al nemico 6 colpi, 5 colpi più o meno. Sì, molti di più comunque. E creando così combo molto più lunghe. Il V-Reversal è invece un attacco counter che appunto ci fa bloccare la combo dell'avversario per uscire da quell'incubo che è una combo subita e continuare noi con un'altra combo. Una nostra combo. Nel sistema di combattimento è però rimasta la barra, come chiamata? Delle super. La barra X, diciamo. Sì, per creare delle super combo. Delle super combo, comunque delle mosse. Questa non è stata tolta. Delle mosse un po' più potenti, le mosse semplici, potenziarle al costo di una barra. Hanno aggiunto dei nuovi personaggi come Laura, Simone, sì. Calli, che sono personaggi interessanti che comunque... Coi piedoni ovviamente. Niente, ci danno la possibilità di giocare con nuovi personaggi, che è una cosa buonissima. E basta, non c'è niente. Noi attendiamo gli aggiornamenti, che dovrebbe uscirne uno in questi giorni, speriamo. Sì, perché comunque presto, oppure è già uscito. Nel momento in cui stiamo registrando questa recensione non è ancora uscito, ed è il... diciamo... 24 marzo. Il 24 marzo, voi la vedete fra 10 giorni sta recensione. Hanno già annunciato il nuovo personaggio che dovrà essere nell'aggiornamento, quindi con lo store e la modalità di prova. Però si vedrà più avanti esattamente che cos'è. Comunque qua mancherà meno di un minuto, perché avevamo 3 minuti quando abbiamo iniziato a parlare, adesso mancherà meno di un minuto. Comunque diciamo alla fine che questo gioco è abbastanza valido. Forse non è ancora da comprare per le cose che devono ancora migliorare. Non c'è niente da dire. Aspettiamo l'aggiornamento. Forse non è ancora da comprare, dovrà essere comprato tra qualche tempo, quando avranno sistemato tutto. Sì. La recensione può finire finalmente qui. Noi ci vediamo alla prossima. Sempre qua su Due Terzi.